Fra le nostre paterne premure, essendo delle principali quella di aumentare le manifatture ed il traffico del nostro Granducato, con la pienezza della nostra sovrana potestà, creiamo nella città di Firenze una Camera di Commercio, Arti e Manifatture per soprintendere al buon governo di tutti gli affari. La Camera dovrà in ogni tempo somministrare agli artefici e manifattori tutti gli aiuti opportuni per animare la loro industria e per facilitare il loro traffico e lavorazione. Dovrà essere sua cura di rappresentarci e proporci in ogni tempo tutto ciò che essa crederà più adatto per conservare e rendere sempre più florido il traffico toscano, sia interno che esterno. Con queste parole il Granduca Leopoldo II nel 1770 istituiva la prima Camera di Commercio italiana per superare la divisione delle corporazioni e dare vita a un luogo che fosse la casa di tutte le imprese. E questo, negli anni, la Camera ha sempre fatto. Stare al fianco delle imprese, per aiutarle in ogni momento, forte della vocazione artigianale, mercantile e internazionale della città dove ha sede, Firenze. La Camera è la casa delle imprese. È al loro fianco tutto l'arco della vita. Apre i suoi spazi e offre i suoi servizi sostenendo il sistema economico verso l'internazionalizzazione e la digitalizzazione. I momenti di difficoltà non sono mancati nella storia della nostra città e del nostro paese, ma la Camera è sempre stata presente e vicina alle imprese. Lo è anche oggi e lo sarà anche domani.